Si è conclusa con l'eco concerto a pedali dei Tête de Bois in via Caracciolo, la prima rassegna cittadina dedicata agli amanti della bicicletta. Il Napoli Bike Festival, evento finale della settimana della mobilità sostenibile, ha animato per 3 giorni la zona del lungomare con una non-stop di eventi all'insegna delle pedalate. Oltre ad itinerari, nel villaggio allestito in villa comunale si sono alternate mostre, proiezioni, corsi di manutenzione e smontaggio bici, lezioni per bambini e prove di bike jump. Ieri sera, a chiusura della manifestazione organizzata dal coordinamento Napoli Pedala, il concerto ecosostenibile ad emissioni zero dal titolo Good Bike. Questi 3 giorni sono stati memorabili per la nostra città. La bicicletta oramai di casa a Napoli ed è veramente lo strumento con il quale i napoletani hanno deciso di cambiare questa città. Lo spettacolo è riuscito con il contributo di oltre 100 volontari che, pedalando su biciclette collegate ad una dinamo, hanno alimentato luci ed amplificazione degli strumenti dei musicisti. In sella, nel palco a pedali, anche il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla cultura Antonella Di Nocera. Pedalare e illuminare la musica. È bello in un luogo libero, libero dalle auto e pieno di persone, di biciclette, di bambini, di ragazzi, di giovani. In un momento difficile questo serve per far stare sereni un po' tutti. Io voglio che questo accada in tutta Napoli. Un anno in cui abbiamo provato a organizzarlo e loro sono un concerto testimonianza. Andrea fa un lavoro molto importante, è un pediatra, uno scrittore, un cantante, e questo concerto testimonia proprio un modo di vivere, una visione di vita, e questa è la politica culturale.